Buongiorno a tutti, allora benvenuti in questa terza lezione di chimica. L'argomento di oggi sono le onde e i fondamenti della teoria quantistica. Okay. Allora, cominciamo con i problemi del modello planetario. Allora, secondo Rutherford, l'elettrone si muoverebbe sulla sua orbita in equilibrio tra la forza elettrica di attrazione del nucleo e la forza centrifuga derivante dalla sua velocità, una deduzione anche logica se vogliamo, no? Una particella però perde il movimento, perde energia sotto forma di radiazioni elettromagnetiche. L'elettrone che perde energia si avvicina sempre di più al nucleo fino a caderci sopra. Nella realtà questo non avviene. Il modello di Rutherford non giustifica quindi la stabilità dell'atomo, ok? Cioè è un modello determinato soprattutto da delle teorie della teoria gravitazionale, no? Ok, c'è un bilanciamento fra forze, fondamentalmente. Allora, limitazioni del modello atomico di Rutherford. Allora, il problema è che non riesce a spiegare ovviamente la stabilità dell'atomo, quindi il fatto che l'elettrone non collassa sul nucleo. Quindi non è esattamente come fosse un pianeta con i satelliti che ruotano attorno, ecco, una Terra alla Luna. E non consente di rispondere alle seguenti domande. Allora, perché diversi elementi hanno proprietà fisiche e chimiche così diverse? Perché esistono i legami chimici? Ok. Perché ogni elemento forma composti con formule caratteristiche? Come possono gli atomi dei diversi elementi emettere o assorbire luce solo di colori ben precisi? La nuova teoria che riesce a spiegare l'organizzazione degli elettroni negli atomi, giustificando la stabilità delle proprietà, si basa sullo studio della luce emessa ed assorbita dagli atomi e consente di sviluppare un modello dettagliato della configurazione elettronica dei diversi elementi, utile per comprendere la tavola periodica e il legame chimico. Faremo anche la tavola periodica fatta bene adesso. Allora, le onde, che caratteristiche hanno le onde? Allora, le onde hanno una caratteristica di lunghezza d'onda, lambda, okay, e un'ampiezza A. Potete vedere, è una perturbazione che diciamo, che si trasmette nel tempo e nello spazio. Esiste, vedete, una famosa cresta, okay? Lambda è, diciamo così, la lunghezza che serve per svolgere un'onda intera. Vedete che l'onda parte dal punto 0, okay, sulla direzione di propagazione, sull'asse X, chiamiamolo. Aggiunge il punto massimo, poi torna a 0, raggiunge il punto minimo, poi torna a 0 e poi parte un altro ciclo uguale, vedete? Ecco, la lunghezza lambda è la differenza, la distanza tra questi due punti, cioè il punto in cui parte l'onda e il punto in cui riparte lo stesso ciclo, ok? L'ampiezza è la distanza fondamentalmente dall'asse X al punto più alto dell'onda, vedete? Ok, la direzione di propagazione ovviamente è data da questa freccia rossa verso destra in questo caso, ok? Giusto per capirci. Allora, altre caratteristiche dell'onda sono il periodo T, intervallo di tempo in cui l'onda compie un'oscillazione completa, ok? Quindi compie un andamento completo, legato ovviamente alla frequenza. La frequenza nu, numero di oscillazioni complete che l'onda compie in un secondo, ok? L'unità ovviamente, lo sapete tutti, l'unità di misura della frequenza è l'hertz, quindi un hertz è un ciclo completo al secondo o secondo alla meno 1. Frequenza e periodo ovviamente sono l'uno inverso dell'altro. Okay, quindi nu è uguale a 1 su t, come t è uguale a 1 su nu. Okay? Velocità v è lo spazio percorso in un secondo. Sapete che la velocità per definizione è data dallo spazio ovviamente fratto il tempo. Per un'onda la velocità è uguale quindi a lambda, quindi spazio, fratto il periodo. Okay? Quindi è anche vero che la velocità è uguale a lambda per nu. Okay, perché sapete che 1 fratto t abbiamo detto che è uguale a nu, quindi lambda fratto t è uguale a lambda per nu. Okay? Discorso semplicemente matematico di formula, niente di particolare. Okay? Sono le caratteristiche delle onde, direi le formule basi per le onde, niente di nuovo penso per nessuno. Okay? Allora, le onde meccaniche ovviamente hanno bisogno di un mezzo per propagarsi, ok? Le particelle del mezzo vibrano oscillando intorno a una posizione di equilibrio, ok? Allora, in realtà, se voi guardate le onde,
del mare. L'onda non è un vero e proprio trasporto di materia, ma semplicemente è un'oscillazione. Ok? Nel caso del mare avete l'altezza del mare, diciamo la profondità, che aumenta in corrispondenza alla cresta dell'onda e diminuisce, ma è una trasmissione di energia, una propagazione di energia, non di materia. E quindi, se voi guardate poi, non è che, sì, è vero che l'onda, quando il fondale si abbassa, diventa un moto di traslazione orizzontale, è vero, però lo fa perché il fondale si abbassa, ok? Se guardate in mezzo al mare, l'onda è solo un sali e scendi di altezza del mare in quel punto, e diventa, quando il fondale si abbassa molto, un moto traslazionale, e comunque sì, e poi quando arriva sulla battigia diventa proprio, cioè diventa movimento dell'acqua diciamo, verso la spiaggia, ok? Però nasce come, non è la sua natura quella diciamo così, dello spostamento della materia. L'onda nasce come una perturbazione, ok? Una trasmissione di energia, ok? Allora, le onde elettromagnetiche invece, quelle quindi, parliamo di onde da meccanica a elettromagnetiche, non hanno bisogno quindi di un mezzo rispetto alle meccaniche per propagarsi, si propagano anche nel vuoto. Un campo magnetico oscillano, variano lo spazio in modo perpendicolare fra loro. Quindi l'onda elettromagnetica è fatta da un campo elettrico, un campo magnetico. Vedete i due vettori elettrico e magnetico, E e B, sono ortogonali fra loro e si propagano in questo modo nella direzione di propagazione secondo, quindi con tutti e due le componenti, sia un campo elettrico che un campo magnetico. Hanno la velocità della luce. Quindi la velocità di propagazione è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, okay? Da ciò deriva che essendo C, quindi uguale a lambda per nu, quindi parliamo sempre del lambda, parliamo sempre di onde elettromagnetiche, per tutte le onde elettromagnetiche la frequenza e la lunghezza d'onda sono tra loro inversamente proporzionali. Quindi quello che lega, a differenza delle onde meccaniche, le onde elettromagnetiche hanno questa legge, che la velocità della luce è uguale a lambda per nu, ok? Nelle onde elettromagnetiche, quindi lambda e nu sono legate tramite la velocità della luce, Sono una proporzionalità inversa, inversamente proporzionale. Quindi la differenza tra le onde meccaniche e elettromagnetiche è proprio questa fondamentalmente. Oltre che propagarsi nel vuoto, a differenza delle onde meccaniche che devono propagarsi nel mezzo, c'è anche il discorso che c'è questo legame fra lambda e nu, ok? La differenza è questa. Questo è lo spettro elettromagnetico, vi fa vedere le lunghezze d'onda. Lunghezze d'onda, ovviamente, i vari colori hanno varie lunghezze d'onda, penso che l'avete. Quindi è molto importante la lunghezza dell'onda, ok? È fondamentale, e la frequenza, ovviamente, ma sappiamo che sono legate fra loro, no? Vedete, le onde radio hanno frequenze, vedete, 10, da 10 alla 1 in su, vedete. Le microonde hanno frequenze intorno a 10 alla meno 2, le infrarossi tra 10 alla meno 4. Ecco, noi cioè non percepiamo tutte queste onde, non le vediamo, il nostro occhio vede solo qualcosa. Vedete che vi fa vedere, qua ci sono delle persone, fa vedere che le persone possono vedere solo certe lunghezze d'onda, vedete? Non possono vedere comunque tutto. E il visibile, anzi, vedete che il visibile c'è scritto, si vede male, ma nella slide c'è scritto, è la scritta verticale dove c'è la freccia, dove parte la freccia nera. Vedete che la parte visibile è pochissima, la fa vedere, va dai 700 ai 400 nanometri di lunghezza d'onda, ok? Vedete? Questo è il visibile e sono i colori fondamentalmente, no? Che possiamo vedere, ma vedete che le onde elettromagnetiche, poi la parte visibile è pochissima, cioè in realtà in natura. C'è poi l'ultravioletta, ci sono i raggi X, i raggi gamma, che sono ovviamente onde elettromagnetiche che non vedete, che non vediamo, si possono però sentire gli effetti chiaramente, soprattutto i raggi gamma e i raggi X. I raggi gamma credo che siano addirittura mortali, se non ricordo male, sopra certe quantità chiaramente. Vedete, qua vi fa vedere da chi vengono emesse, lo vedete, c'è proprio la linea sources, vedete antenne radio, onde AM, radio FM, vedete 10 alla meno 9, avete il micro, avete
si chiama il forno a microonde, i radar, vedete, vi fa vedere le varie sorgenti di questo tipo di onde, insomma, ecco. Ma era per farvi vedere, comunque molto interessante, insomma, qua potete vedere un po' da cosa si può vedere e da cosa sono prodotte queste onde, che lunghezza hanno, che frequenza hanno, insomma, qua avete la frequenza, guardate, wavelength, lunghezza d'onda, size of the wavelength, la dimensione dell'onda, vedete? Poi avete common name wave, il nome del tipo di onda, la sources, quindi da cosa è prodotta, frequency, energia, one photon. Ok, interessante insomma. Allora, spettroscopia, intorno alla metà dell'Ottocento, Kirchhoff inizia lo studio spettroscopico di gas e vapore riscaldati producono spettri di emissione a righe. Vedete, molto interessante, no? Lo studio tramite la spettroscopia. Allora, gas e vapori freddi producono spettri di assorbimento a righe. Ok? Gli spettri di emissione e di assorbimento sono complementari. Le righe hanno una posizione, quindi una lunghezza d'ordine caratteristica della sostanza. Ogni sostanza, per dire a breve, ha uno spettro suo, quindi si può capire che sostanza è facendo un'analisi spettroscopica. Ok? L'emissione o assorbimento di luce è prodotto dalle transizioni elettroniche. La fisica dell'Ottocento non è in grado di spiegare gli spettri a righe. Okay? La teoria quantistica nel 1900, Max Planck propone la quantizzazione dell'energia, cioè l'energia non si trasferisce in modo continuo, ma per pacchetti o quanti. Okay? Infatti dice che per le onde elettromagnetiche l'energia dei vari quanti dipende dalla lunghezza d'onda della radiazione associata. Il rapporto è questo. Allora, la legge di Planck vi dice che E è uguale ad H per V, dove però H è la costante di Planck, ossia questi pacchetti di energia, okay? Per V, scusate, per nu. Okay? Legge di Planck, molto interessante. Planck era tuttavia un fisico teorico e non approfondì quindi le possibili applicazioni della sua teoria rivoluzionaria. Nel 1905 Einstein utilizza la teoria quantistica per spiegare l'effetto fotoelettrico. A qualsiasi onda luminosa è associabile un quanto la cui energia dipende dalla frequenza secondo la legge di Planck. E è uguale a H, costante di Planck, per nu. Ok? Nu è la frequenza. Ok? Un quanto di. Quindi si trasmette a pacchetti la luce. Un quanto di sufficiente energia che colpisce un elettrone del metallo lo mette in movimento come avviene in un urto tra le palle di un biliardo. Ok? Quindi la luce mette in movimento gli elettroni di una sostanza, ok? Facendogli emettere fondamentalmente delle radiazioni elettromagnetiche che vengono percepite, ok? Un'onda elettromagnetica può essere in certi casi pensata come una particella, cui viene dato il nome di fotone, ok? Ma c'è la teoria ondulatoria corpuscolare, cioè ci sono due teorie, ok? Percepito il fotone come un corpo, cioè quindi come che ha massa e tutto, cioè che. Oppure percepito con una teoria ondulatoria come una radiazione, perché la luce ha quindi una doppia natura, ondulatoria e corpuscolare. Ok? Poi fa vedere l'equazione di Einstein, massa del fotone, quindi vedete che la massa può essere percepita come costante di Planck per la frequenza fratto la velocità della luce al quadrato, ok? Dove nu è la frequenza dell'onda elettromagnetica. Ok? Energia trasportata la vedete con questa formula qua. Adesso energia uguale mc al quadrato uguale hv, in cui h per c fratto lambda uguale energia, dove l'mc è uguale a h fratto lambda uguale a p. Ok. Il modello atomico di Bohr. Allora, l'elettrone, ecco, adesso vediamo come viene concepito l'atomo, no? Come la struttura dell'atomo. Allora, l'elettrone nell'atomo non può stare a una distanza qualsiasi del nucleo, ma ruota intorno ad esso solo per orbite circolari determinate. E fu la prima scoperta, diciamo così, la prima sulla struttura dell'atomo, ok? Dovuta al modello atomico di Bohr, ok? Che vale solo però per l'idrogeno. Allora, il raggio delle orbite può assumere solo valori fissati definiti da n, numero quantico principale, che assume solo valori interi positivi. Vedete, l'orbita numero 1, numero 2, numero 3. Maggiore n, tanto più lontani dal nucleo ruotano gli elettroni e tanto più elevata la loro energia, quindi più ruotano lontano, più ruotano velocemente. Quando l'elettrone percorre una di queste orbite dette stazionarie, non emette né
assorbe energia, ecco perché non può cadere sul nucleo, come conseguiva invece il modello di Rutherford, che diceva che poteva cadere sul nucleo. Quindi gli elettroni girano attorno agli atomi su orbite stazionarie determinate dal numero quantico principale, che sono valori interi. Ok? L'elettrone nell'atomo assorbe o emette energia solo quando passa da un'orbita all'altra, quindi il famoso salto quantico. Salto quantico si salta, vedete questi gradini? Stato eccitato, quando si eccitano, dovuti alla luce, al calore, quello che volete, gli elettroni si spostano su orbite più esterne, okay, ma non su un'orbita intermedia, su orbite precise, già determinate, e determinano il salto quantico. Facendo questo salto quantico assorbono o emettono energia. Gli elettroni di ogni elemento scambiano, emettono o assorbono solo energia esattamente necessaria per passare da un'orbita all'altra. Quindi tra un'orbita e stazione, quindi c'è il famoso salto quantico. Vedete? Energia solo quella necessaria e la frequenza di salto è questa, E è uguale a hv, hν, e determina questo salto quantico il famoso colore degli spettri. Gli spettri di emissione si intende le varie righe di vari colori quando si fa l'analisi spettroscopica. L'energia dell'elettrone, dell'atomo, è quindi quantizzata. Quantizzata, ok? Salti quantici, quantizzata. Bohr dimostrò che non era possibile ricostruire la struttura dell'atomo utilizzando la fisica classica, ma era necessario ricorrere alla teoria quantistica. Tuttavia, il suo modello atomico valeva solo per il più semplice degli atomi, quello di idrogeno, mentre non era capace di spiegare gli spettri degli atomi appena più complessi. La domanda è: l'elettrone è una particella o un'onda? Nel 1924 il fisico De Broglie, ribaltando la tesi di Einstein, sostiene che se un'onda luminosa corrisponde a una particella fotona, allora anche una particella elettrone corrisponde a un'onda elettromagnetica. Beh, è una deduzione logica, no? Che dice lui. L'onda è stazionaria, ovvero oscilla in modo, quindi questo qua è l'orbita, ipotizzano l'orbita di elettrone, di un elettrone, ovvero oscilla in modo costante coprendo le orbite circolari di Bohr con un numero intero di lunghezza d'onda. Ciò tuttavia non risolve i limiti del modello di Bohr, ed anzi introduce nuovi problemi. Come stabilire l'esatta posizione dell'elettrone? Cioè, secondo la teoria classica, cioè se tu hai un pianeta in orbita, no? Come fosse un elettrone, tu dovresti stabilire in ogni momento sapere dov'è, in base al tempo. Okay? Bohr aveva fatto un primo passo in avanti sostenendo la quantizzazione dell'energia dell'elettrone, tuttavia continuava a immaginare il moto di quest'ultimo regolare e prevedibile come quello dei pianeti intorno al Sole. Non è così. Ok? È sbagliato. La realtà dell'atomo richiedeva invece passi ulteriori verso una nuova fisica. Nel mondo macroscopico, ad esempio, non abbiamo problemi nel calcolare contemporaneamente sia la velocità che la posizione di un qualsiasi corpo. Questo è un mondo macroscopico, non negli atomi. Negli atomi è un problema, ok? E infatti, il principio di determinazione, ok? Non è possibile conoscere in modo esatto sia la posizione che l'energia posseduta da un elettrone. Se si misura con molta precisione una delle due grandezze, allora si commette un grosso errore nella misurazione dell'altra, ok? Quindi delta X per delta P maggiore di H, costante di Planck. Ciò accade perché misurando si interferisce con la grandezza del sistema che vogliamo misurare. Purtroppo, misurando va a modificare la grandezza e quindi commette un errore. Questo porta al definitivo superamento della concezione meccanicistica dell'atomo, dove l'elettrone percorre traiettorie fisse in modo regolare, come fosse un pianeta che ruota intorno a una stella. Ok? Non è così. Ok, bene, direi che per questa lezione è sufficiente, ci vediamo alla quarta lezione.